Voi non siete pronti a quello che state per vedere. Ebbene sì, oggi, a un anno di distanza dal precedente video, forse anche di più, ma forse anche un po' meno, è arrivato il momento di vedere un altro oggetto strano. Forse vi ricorderete il giorno in cui ho provato il Drawscope, che era uno strano aggeggio che serviva a visualizzare contemporaneamente il foglio e quello che ci vuoi disegnare sopra, ma in un modo assolutamente improbabile, e che mi ha portato a realizzare opere che mai nella vita avrei pensato, come questa. Il ritratto di Kama. Bene, quello che oggi è contenuto in questa scatola è quella cosa in versione che però funziona, ovvero un oggetto che esiste in realtà da centinaia e centinaia di anni, che si chiama camera lucida e che è stato per l'occasione accuratamente imballato all'interno di queste infinite bustine di Pluriball. Quindi, senza perdere altro tempo, andiamo a capire come costruirla. Questo è l'imballo più potente che abbia mai visto. Probabilmente contiene la lastra di vetro del destino, quindi la mettiamo da parte per ora. Gancetto, e questo sappiamo benissimo dove dobbiamo mettercelo. Sul tavolo, ovviamente. Intendevo quello, ragazzi, dai, dai, con queste battute. Questo scommetto che lo fissiamo al gancetto era molto più facile del previsto. Soprattutto avvitare questa cosa elicoidale. E adesso ho un finto microfono. E andando avanti con l'ultima bustina, abbiamo un tot di viti, un cacciavite e un tizio che qua fuori, proprio qua fuori dalla finestra, oggi ha deciso che deve martellare mobili tutto il giorno. Sanità mentale oggi è tutto a posto. E voilà, era davvero un pezzo di vetro. Ma io voglio capire, ma l'utilità di imballarlo così bene per poi darmelo comunque in principio già graffiato? È che magari era una pellicola? Era una pellicola. Togliamo la pellicola al vetro. Quindi il vetro va qua, qui in basso. A lui si aggiunge questa lastra di vetro inclinata di 45 gradi e poi tutto viene bloccato da questo oggetto. Ok, manca una vite. Non c'è nessuna forma di vite su questa scrivania. Oggi proprio mi escono così, eh? Oh no, se l'ho rotto. Allora, il problema a quanto pare è che la solidità costruttiva di questo oggetto è davvero dubbia. Ogni volta che lo tocco, qualche vite cade. Che bello, pensavo proprio che sarebbe andato così questo video, che spasso! Ci siamo, quindi abbiamo costruito questo complesso sistema, davvero stavolta, di specchi. Come funziona questo simpatico oggetto? Il brevetto della camera lucida risale al 1807, ma le prime versioni si attribuiscono addirittura a Keplero. Il funzionamento è semplice. Grazie ad uno specchio semitrasparente inclinato di 45 gradi, guardando nel foro della camera lucida si può vedere contemporaneamente sia il soggetto che si ha di fronte che il foglio posato sul tavolo. In questo modo si possono riportare i punti chiave dell'immagine che abbiamo davanti direttamente sul foglio. Ma funzionerà? Guardo dentro e vedo cose strane. Davanti a me è anche il tavolo, che potrebbe essere un po' il fulcro di tutto, perché se poi metto la mia mano qua, funziona. Oh, devo prendere subito un foglio. Allora, stiamo tutti calmi, che forse per una volta quello che sto facendo ha senso. E per ripetere l'esperimento stavolta, prenderò di nuovo la stessa identica pistola che ho ricalcato fallendo nell'altro video, per vedere se stavolta cambia qualcosa. Nerf gun davanti a me, camera lucida davanti a me anch'essa. Posso persino mostrarvi cosa vedo. Vedi la mia mano? Ciao, questa è la mia mano sul foglio. E quella è la Nerf gun. E questa sono io che riesco a tracciare i contorni sul foglio. Guarda! Che cosa veramente scomoda, però funziona. Allora, la cosa importante è mettersela in un modo in cui non dovete stare gobbi, come invece ho fatto io, ma non c'è neanche minimamente il paragone con l'oggetto infernale che stavo usando l'altra volta. Sto avendo alcuni problemi a capire quali linee ho già tracciato e quali no, quindi vado solo a memoria, tipo sì, credo che questa l'ho fatta. Ah già, posso guardare il foglio. Geniale. Guardate con i miei occhi, questa sono io, ciao, questa è lei, questa è di nuovo lei e questa è lei. Ok, non è precisa, ma provate a immaginare questo nel dover riportare le proporzioni, soltanto magari alcune linee guida di un disegno particolarmente complesso. È una bomba! È tutta un'altra roba rispetto a quella diavoleria che ho provato l'altra volta, questo funziona!
Wow! Ma sapete cosa vuol dire? Che adesso è arrivato il momento di fare il vero e proprio ritratto. Dopo il primo video, nel quale mi sono messa alla prova con il drawscope, ottenendo un risultato che potrei definire forse acerbo, ragazzi, è arrivato il momento che un grande artista si confronti con questo astruso strumento, Feng Shixin. Prego, prego, vieni, vieni nel mio atelier. Benvenuto. Grazie. Grazie. Grazie mille, Francescina. È un piacere. Hai anche già l'accento giusto. Sei pronto a restare impresso nella storia? Non vedevo l'ora. Prontissimo. Oggi ti farò un altro ritratto. Oh no. Assumi pure la posa che più preferisci, ma poi mantienila per i prossimi 45 minuti. Mettiti così, mettiti così. Non lo so. L'unica cosa che ti devo chiedere è la totale immobilità. Adesso lasciati trasportare dall'arte. Vorrei farlo, ma devo rimanere immobile. E a cosa serve quello strumento? Ispirarmi o a copiare? A ispirarmi? Sì. Mai copiare! Ho già avuto un'esperienza simile, sempre con lei, però non è riuscito a un gran risultato. Le opere d'arte non dipendono soltanto da chi le esegue, ma anche da chi posa. Sto guardando il tuo occhio che mi guarda fisso, imperterrito, e mi inquieta la cosa. Non mi sento più il polso. E sta bruciando l'occhio. Io comunque ho già un'anticipazione di quale sarà il problema di questa immagine, del motivo per cui questa cosa non può funzionare, che è tutto distorto. Non si deve muovere! Lei ha mosso la testa! Non devi muovere la bocca! Devi stare ferma, hai capito? Non te ne palle, va bene? Che cosa è successo? Questo bellissimo accento, signorina, non lo perda! È parte della sua origine! Adesso alcuni ritocchi. Oh! Ma non hai baffi? Ma questa è un'immagine del futuro. Sei tu tra 10 giorni. Tra 10 giorni. Che miei occhi. Allora lì c'è stato effettivamente un problema. Quando è che ho fatto così? Una testa enorme. Allora sono strabico. C'è una fiamma in testa. Il problema è che il foglio deve stare perfettamente perpendicolare, altrimenti si distorce tutto in lunghezza. Vedo! Però guarda che è molto meglio dell'altra volta, eh! Ma quello di Con? Questo è Conrad, tra 10 giorni. C'è il coreano di Squid Game praticamente, no! Vestito da Teletubbies. Sembra un po' un unno preso da Mulan. Certo, viene dal... scatti un po' un... Certo. Io me lo darò. Ciao ciao. Comunque tra la prima versione e quella di oggi, io trovo che ci sia comunque un miglioramento. Nel vestirmi sicuramente. Hai sempre un problema con gli occhi comunque. Qui almeno è solo con gli occhi, qui è con tutto. Oh, a questo punto vi chiedo, quale di queste opere di Feng Shixin vi è piaciuta di più? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Mi raccomando, sono molto curioso. Ok, beh, camera lucida, che dire? Molto, molto, molto meglio di questo attrezzo infernale, che a confronto non è che è una sua pallida imitazione, proprio non c'entra niente, un'altra roba che ti fa soltanto male al cervello. Lei, signori, funziona. E anche se magari ci sono cose che proprio non si presta a fare, come appunto i dettagli, quelli ad esempio sugli occhi, o sugli occhi, o sugli occhi, ti dà comunque un perfetto senso generale di come l'immagine dovrebbe essere. Quindi ti dà la possibilità di tracciare alcune linee guida dell'immagine, magari le più importanti, giusto per collocare gli elementi, per poi completare tutto il resto, le rifiniture, i dettagli, usando soltanto le nostre capacità. Inoltre, mettiamoli nell'ordine giusto, trovo che ci sia stato un discreto miglioramento nell'utilizzo man mano che continuavo ad andare avanti, e forse Conrad è stato quello che ne è uscito peggio da questa situazione, ma era giusto, era la sua iniziazione, quindi va bene così. Camera lucida. Molto bella. Le possibili applicazioni sono poche, nel senso che è molto improbabile che nella vostra carriera artistica sentiate il bisogno di uno strumento come questo se non andate a fare magari dei dipinti dal vivo, delle cose, non lo so, perché poi oltretutto ha tutta una serie di limitazioni, come appunto il fatto che il soggetto deve stare a 90 gradi dal foglio, quindi insomma ha un utilizzo un po' limitato, però funziona. Chi ha avuto quest'idea sarà diventato milionario.
No, in realtà credo sia molto improbabile. Che dire, anche molto pericolosa nella sua versione scassata, perché nell'utilizzarla penso di aver rotto varie schegge di vetro che poi mi si sono piantate sui polpastrelli. La consiglio? Boh, funzionare funziona. Penso che appunto difficilmente vi capiterà di usarla, ma per tutto il resto, se il web ci concede un link dove acquistarla, ve lo metto anche in descrizione nel caso voleste. E vi ringrazio per aver visto il video. Vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!